adesso cosa c'è? Fottuti affari di famiglia. Silenzio. Meglio stare in guardia. Jensen,
Grazie a Dio. Sono giù nel seminterrato. Ti ricordi il titolo del mio libro preferito, vero? Ricordo che è Russo. Il mio tecno prodigio preferito. Scusa per quei brutti ceffi. Loro non ti hanno dato troppo fastidio, vero? Per ora non saranno un problema. Che cosa vogliono? Ti sei scordato di pagare il pizzo? Io dubito che sia una questione di soldi. C'è stato un piccolo malinteso con il loro capo, Otar. Sai come funziona con i gangster? Abbastanza da sapere che con loro non ci sono mai piccoli malintesi. Questioni interne dei Dvali. Io sistemerò tutto. Parlerò personalmente con il capo. Appena le cose si saranno calmate. Ieri c'è stato un attentato e... beh, c'è da avere paura. Mi sorprende che qualcuno esca di casa. A volte non c'è scelta. I miei sistemi sono danneggiati. Speravo che tu potessi aiutarmi a rimetterli in sesto. Come sarebbe a dire danneggiati? Oh, potevi dirlo subito. Devi accomodarti sulla sedia. La sedia. Ho sempre voluto guardare da vicino quei potenziamenti di Sarif. Molto da vicino. Insomma, siediti. Pompiamo il gas e... beh, mi basterà fare un tuffo dentro di te per prendere un po' le misure. D'accordo. Cominciamo subito. Rilassati, Jensen. Andrà benissimo. Tu non ti accorgerai di niente. Ti sentirai solo leggero, molto distante, come se fossi qualcun altro. Ma Coller ti riporterà indietro e tornerai il Jensen di sempre. Prima che te ne accorga. Cosa? Grazie al cielo. Calmati, giuro che non volevo. Tra poco vedrai di nuovo tutto. Riesci a muoverti, vero? Cosa mi hai... Io ho cercato di ricollegare tutto, però là dentro hai potenziamenti parecchio strani. Forse non avrei dovuto. Aspetta, ti porto un bicchiere d'acqua. O magari qualcosa di più forte. Acqua? Sì, Jensen. Però rilassati, ok? Stai calmo. Riavviare era l'unico modo per salvarti. Da che cosa, Coller? Dalla fusione del nucleo. Per poco non mi fondevi la sedia. Ho dovuto resettarti e ho trovato dei... Forse è meglio che tu lo veda di persona. Apro il sistema di visualizzazione. Devi vederlo con i tuoi occhi. Questi sono i tuoi impianti. E sono tutti familiari, giusto? Sì, li ha installati David Sarif. Il mio corpo ci ha messo 2 anni per abituarcisi. Capisco. Beh, ho dovuto disabituarti un pochino. Che succede, Coller? Perché mi sento diverso? Qualcosa stava cercando di succhiarti energia. Ho capito il problema solo dopo averti riavviato. Amico, le tue impostazioni di fabbrica sono un po' particolari. Che roba è? Dei cazzo di potenziamenti sperimentali, nascosti dentro il tuo corpo.
Mi hanno messo più impianti di quanto pensassi. Più di quanto il tuo corpo possa gestirne. Forte, eh? Ancora non saprei. Ora ti mostro che cosa succede quando attivi uno di questi aggeggi. Tranquillo, Jensen. Uno non ti ucciderà. Dici sempre così. Tranquillo, Jensen. Uno non ti ucciderà. Dici sempre così. Visto? C'è stato un picco nel consumo d'energia. Da dove cazzo sono sbucati questi affari? Non so dirtelo. So soltanto che l'esplosione deve averli risvegliati. Ma amico, hai tutto il diritto di usare questi potenziamenti pazzeschi se vuoi. L'importante è non rimetterci la pelle. Forse so già come riuscirci. Prova a spegnere uno degli altri impianti. Così, tanto per vedere che succede. Coraggio, Jensen. Spegni uno degli impianti che non usi. Coraggio, Jensen. Spegni uno degli impianti che non usi. Visto? I livelli sono tornati nella norma. Hai il potere di bilanciare i tuoi sistemi. Però, cerca di non attivare tutto quanto insieme. Altrimenti che succederebbe? Beh, subiresti gravi danni da surriscaldamento. Parliamo di danni permanenti. Quindi... non farlo, eh? Va bene, Cooler. Ripristina il mio sistema. Riattiverò io quello che mi serve. Ok. Sappi che questo è stato un caso eccezionale. Non posso venirti dietro per resettarti e fare da balia alla tua rete neurale. D'ora in avanti sarai tu l'unico responsabile delle tue scelte. Non dovevi essere il mio esperto di potenziamenti. Sono specializzato in mercato nero cinese, ok? La roba che ho trovato dentro di te, installata in quel modo, è come se venisse da Marte. Dubito che venga davvero da Marte. Senti, mi dispiace. Meriti risposte che non ho. Posso aiutarti a gestire i tuoi sistemi meglio di chiunque altro qui a Praga e a sfruttare i nuovi potenziamenti che abbiamo trovato. Ma non sai dirmi da dove vengono. Per quanto ne so, è stato David Sarif a installarmeli. Se dentro di me c'è qualcosa che non conosco, è con lui che devo parlarne. Conosco i lavori di Sarif. Questi nuovi potenziamenti mi sembrano diversi. Sarà l'involucro in neodimio... che usa in quel modo i ferrofluidi di Morphy. Sì, se dovessi incontrare Sarif, devi assolutamente parlargliene. È roba dell'altro mondo, e che spacca alla grande. Avevi mai visto una cosa simile? Dei potenziamenti nascosti deliberatamente in quel modo? Non so, Jensen. Cioè, ho sentito parlare di interventi clandestini. Ti operi a Praga e ti risvegli a Shanghai. Però di solito ti ritrovi con potenziamenti in meno, non in più. Questi potenziamenti sono così diversi dagli altri. Sono chiaramente sperimentali. Ancora pieni di fili scoperti. È come se metà di te fosse incompleta, incompiuta, incredibile. Ed è roba davvero forte. Questa riparazione è durata fin troppo. Tagliamo corto. Va bene. Tieni,
prendi dei kit Praxis. Il Praxis risolve tutto. I clienti sono sempre soddisfatti. Tu... ricorda di gestire la tua energia come ti ho mostrato. Non sarà facile trovare il giusto bilanciamento. Beh, a meno che... A meno che cosa, Kohler? Ci sarebbe un modo per ottimizzare, solo che... bisognerebbe prendere una cosa da Otar. Un calibratore neuroplastico. Se c'è il modo di usare tutto quello che ho senza compromessi, voglio saperne di più. Musica per le mie orecchie. E vedi, il mio ultimo ordine dal mercato illegale è stato... come dire, intercettato. Da Otar Botkoveli. Lo stesso Otar a capo di quelli che cercavano i libri là fuori. Non voglio costringerti. Devi volerlo tu. Voglio instillarti il sogno di diventare un dio potenziato tra gli uomini. Se la cosa ti stuzzica, sappi che Otar gestisce un casinò clandestino nel quartiere di Sisti. L'ingresso è in un piccolo cortile lungo la Hlavni. Grazie per le informazioni, Kohler, e per il Praxis.